Grande Fratello VIP, Luxuria contro il reality. La frase shock. Luxuria tuona contro il GF VIP, la dichiarazione. La seconda edizione del Grande Fratello VIP sarà ricordata per le polemiche scatenate dalle frasi a dir poco discutibili pronunciate da alcuni concorrenti, Marco Predolin e Giulia De Lellis in primis. I due sono stati tacciati di omofobia. Predolin è stato squalificato lunedì scorso per aver bestemmiato. Giulia De Lellis è ancora in gara ma la lite tra lei e Alfonso Signorini, opinionista del GF VIP, non è passata inosservata. Vladimir Luxuria, da sempre impegnata nella difesa dei diritti degli omosessuali, intervistata dal settimanale Vero, ha tuonato contro il Grande Fratello VIP. È una banda di cafoni omofobi. Trovo che sia vergognoso quello che sta succedendo nella casa. È compito della trasmissione rimproverare e far riflettere su quanto successo. Secondo Luxuria, inizialmente la situazione è stata presa sotto gamba perché l'argomento non è stato affrontato subito. Per l'ex parlamentare la frase più grave è quella di Predolin che ha affermato che avrebbe voluto mettere al rogo Cristiano Malgioglio, si tratta di incitazione alla violenza, dice. Luxuria non risparmia nemmeno Giulia De Lellis. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, fidanzata con l'ex tronista ed ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello VIP Andrea Damante, ha scatenato l'ira della comunità omosex. Grande Fratello VIP, la frase shock di Luxuria. Punto interrogativo? Punto interrogativo? Credo che ci sia molta ignoranza nelle sue affermazioni. Vabbè che se queste cose le dice una che dichiara che ha provato ad entrare in una libreria e non sapeva proprio cosa fare e. Luxuria, paladina dei diritti degli omosessuali, consiglia ai più giovani di informarsi prima di aprire bocca e se la prende anche con il MOIGE, Movimento Italiano Genitori, che si è indignato per la doccia off di Cecilia Rodrigo con accento acuto Guez ma non per i messaggi omofobi. Nella puntata di lunedì scorso del Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini ha strigliato sia Marco Predolin che Giulia De Lellis che hanno provato a difendersi, non vogliono passare per omofobi, le loro frasi sono state fraintese. Signorini ci è andato giù pesante soprattutto con la De Lellis scatenando l'ira dei suoi fans. Giulia De Lellis, che ha un sogno dopo il Grande Fratello VIP, ritornerà sull'argomento lunedì prossimo dando vita a un nuovo scontro con Alfonso Signorini. Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 lunedì 9 ottobre per scoprirlo.